Io ancora ora non so il motivo del perché della morte di mio figlio. Facciano giustizia, perché è una cosa molto brutta. Il dolore non si può superare, va? La mattina il pensiero è andare ogni giorno al cimitero e vedere dolorosissimo. Arriva il pediatra e ci fa, dice, signore, dice, il bambino è deceduto. Cioè io sono arrivata là, sono entrata là dentro, è come se era messo abbandonato. Cioè con i tubi staccati. Veramente, no, io vorrei veramente che non succedessero più queste cose. È il dramma di due genitori di Montevago, paese siciliano dell'Agrigentino, che nella prima settimana di dicembre hanno vissuto l'incubo della morte del loro secondogenito Francesco, deceduto all'ospedale di Agrigento, solo due giorni dopo la sua nascita. Non è ancora chiara la morte del neonato, ma i genitori vogliono chiarezza. L'unica cosa che mi ricordo è di aver messo, dopo due giorni, così a mettermi a mio figlio in braccio morto. Perché dopo il parto alle 3:30 mi si sono rotte le acque, mio marito ha chiamato subito al ginecologo e lui ha detto, dice, portala immediatamente all'ospedale e vedi la cosa dicono, perché già avevo le membrane rotte. Sono arrivata all'ospedale, subito mi hanno soccorso, nel tracciato contrazioni non ce n'erano, dopo il tracciato mi hanno portato in sala visita. E lì andava pure tutto bene, solo che il bambino era messo podalico, cioè seduto. Alle 9:15 già ero in sala operatoria, alle 9:30 è nato il piccolo, che però ho sentito pure tutto quando mi hanno operato. Io muovevo le gambe, i piedi, ho avuto un dolore atroce. Poi quando hanno estratto il bambino, non me l'hanno fatto vedere, subito se l'hanno portato. Io soltanto, a mio figlio l'ho visto soltanto di spalle e il pianto, e direttamente se l'hanno portato. Poi dal momento in cui io non ho visto più niente. Ho visto mio figlio tramite una foto perché me l'ha fatto vedere mio marito. Erano 10 persone dentro una stanza, a noi non ce l'hanno fatto vedere perché mio figlio prendeva qualche batterio, qualche cosa, però là dentro c'erano 10 persone, tra dottori, infermieri, senza mascherina, però ai genitori e ai parenti non l'hanno fatto vedere a nessuno un bambino. Mio figlio se l'hanno trasferito ad Agrigento alle 12:30 del 3 dicembre, è nato alle 9:30 di mattina. È arrivato grave ad Agrigento, è stato incubato. Il giorno 5 mattina mi chiamano e dicendomi, signor Ambrogio, ma lei viene stamattina perché il bambino è gravissimo, non lo so se lo viene a trovare deceduto. I genitori intanto non capivano quello che stava accadendo attorno a loro mentre veniva loro impedito di vedere il bambino appena nato, a quanto pare con la gamba tumefatta. Sapendo che un bambino è nato sano, che non aveva nessuna anomalia, che stava bene e poi ad un tratto è successo questo, quindi voglio chiarezza. Io ancora ora non so il motivo del perché della morte di mio figlio. Io ho portato 8 mesi e 3 giorni in grembo a mio figlio, l'ho fatto nascere e poi non ho saputo più niente. Sono state fatte le denuncia ad Agrigento e poi è stata interessata la Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, che è competente dove è nato il bambino. Il piccolo Francesco è nato sano, un bambino vivo con dei parametri vitali che presumibilmente poteva sopravvivere e poteva anche superare la fase iniziale. Cioè io sono arrivata là, sono entrata là dentro, è come se era messo abbandonato, cioè con i tubi staccati. Veramente, no, io vorrei veramente che non succedessero più queste cose, perché io penso se Gesù dà un dono alla famiglia è bello portarla al termine, ma però quando devono arrivare poi queste cose, veramente, è troppo doloroso.